Buongiorno amici di Italia Fishing TV, oggi siamo a Marina di Capitana, un porticciolo vicino a Cagliari, a 10 minuti da Cagliari, lo vedete lì sullo sfondo. Oggi andremo a fare una battuta di pesca al calamaro. Questo porto, oltre a essere molto molto bello, è messo in una posizione tattica perché noi abbiamo proprio qui davanti, a pochissimi minuti, una zona molto proficua per il cefalopode e soprattutto a pochissimi minuti da noi abbiamo tutta una serie di secche in cui si va a trainare, ma quella è un'altra storia perché oggi rimarremo solo a pescare i calamari. Per la battuta di caccia oggi abbiamo portato due canne, una Yunkoro, che è una canna della Seika Tubertini che conoscete già, 2,25 m, a cui ho abbinato un mulinello Icon 4000, con cui ho già fatto anche altri video ed è un mulinello veramente prestante. Ma abbiamo soprattutto la grandissima novità dell'AP Power 4000, un mulinello che è uscito veramente da pochissimo. In casa Tubertini già avevamo il modello 6000-8000 e ora è uscito questo piccolo gioiellino che sono veramente curioso di provare, ma so già come andrà a finire. Questo mulinello l'abbiamo montato su una Yunkoro 2,40 m. Poi la casa Tubertini fa anche un'altra versione di Yunkoro, della 2,70 m, che oggi però non abbiamo portato. La domanda che solitamente si fa è: qual è la migliore? La verità è che la lunghezza è una cosa che va provata da persona a persona, quindi non esiste mai una canna migliore, ma andiamo a provarla e vediamo quale che ci piacerà di più. Per fare questa battuta di pesca, che noi abbiamo chiamato pesca dinamica al calamaro, dinamica perché noi siamo tanti anni che facciamo questo tipo di pesca e venendo da tante gare abbiamo piano piano ottimizzato i tempi, quindi cerchiamo di fare una pesca molto mirata senza fare mai grandi scarrocciate, andando chiaramente leggendo con lo strumento e cercando i calamari, andandoci a calare proprio sopra, quindi ottimizzando il tempo, e questo alla lunga in una giornata ci permette di prendere molti più calamari o di essere molto più rapidi se magari dobbiamo andare a traina. Ovviamente per la pesca al calamaro non devono mancare gli artificiali, che poi alla fine sono le superstar di questa pesca. Noi ovviamente usiamo i Seika. I Seika sono di svariate misure, svariati colori. Abbiamo quelli direttamente in silicone e anche i Seika quelli con il rivestimento silk. Il primo trucco che iniziamo a svelare è: ovviamente quando si va a pescare a calamaro bisogna avere degli artificiali di qualità e soprattutto bisogna avere tanti tipi diversi con tanti colori, perché noi non sappiamo mai quale colore oggi il calamaro andrà a mangiare e lui purtroppo cambia i suoi gusti di giorno in giorno, ma per assurdo anche di orario in orario. Quindi la cosa vincente è avere tanti colori e andare a provarne tanti. Per questa battuta di pesca ovviamente non sono solo e oggi ho invitato quella che da queste parti si chiama la regina dei calamari. Vi presento Simona. Simona mi farà compagnia oggi per questa battuta di pesca. E niente, cosa dire, non perdiamo altro tempo perché la giornata è meravigliosa, andiamo e man mano durante la giornata poi andremo a tirare fuori tutti i segreti e vi faremo vedere, speriamo di farvi capire perfettamente come fare questo tipo di pesca. Possiamo andare. Allora amici, siamo pronti per la nostra battuta, adesso andiamo a vedere un attimino tutte le varie parti. Allora, innanzitutto abbiamo montato sui mulinelli il Viral Multicolor 014 e nell'altro mulinello abbiamo montato un Viral monocolore, sempre dello 014. Uno shock leader del Ghost del 028 e poi abbiamo fatto i travi, che adesso andremo a vedere, col Ghost 025, perché il calamaro non sembra ma ci vede molto bene, quindi più noi riusciamo a essere fini con i fili più lui ci mangerà facilmente. Allora, adesso io ho montato un trave, ho
ovviamente il trave deve essere sempre poco più corto della nostra canna. Ho montato un trave con 5 snap, sempre della Tubertini, a cui noi andremo a inserire 5 colori diversi. 5 li ho io, 5 li avrà Simona, quindi avremo 10 colori in acqua. Man mano che passerà il tempo noi andremo a cambiare sempre colore in modo tale da trovare più velocemente possibile il colore che lui mangia in quel giorno. Ovviamente nel momento in cui noi andiamo a trovarlo possiamo anche metterlo doppio o sicuramente lo metteremo entrambi. Andiamo a montare sul nostro trave poi un piombo del 100 grammi. 100 grammi perché noi dobbiamo essere veloci. Adesso noi andremo a cercare con l'ecoscandaglio, andremo proprio a cercare i calamari, i gruppi di calamari o anche i singoli calamari. Nel momento in cui li andiamo a trovare dobbiamo essere molto rapidi a calarli in testa, perché spesso e volentieri il calamaro non si sposta da dove si trova, quindi saremo noi a doverlo cercare con un buon ecoscandaglio e calargli gli artificiali molto vicini. Più siamo precisi in questa manovra, più avremo successo. Oltretutto noi abbiamo ultimamente abolito tutto ciò che è lo scarroccio, quindi arriviamo sui calamari, caliamo sopra, appena ci spostiamo anche di pochi metri, ripartiamo col motore e ci riandiamo sopra. Questo per ottimizzare il tempo. Adesso andremo a montare, vi farò vedere, degli artificiali che noi ormai chiamiamo ognuno con un nome proprio. Questo è l'ultimo arrivato in casa Tubertini, che quest'anno sta facendo veramente la differenza, e noi l'abbiamo soprannominato Disco Dance anni 80, ovviamente per la somiglianza, e andiamo subito a inserirlo. Poi andiamo a mettere il nostro classico Forza Italia, che ha sempre dato degli ottimi risultati. Poi andiamo a mettere, allora, vediamo un attimino, andiamo a cercare perché ne abbiamo tanti e c'è solo l'imbarazzo della scelta. Andiamo a mettere un testa rossa grande da 9 come primo artificiale, un testa nera e poi mettiamo invece sopra un artificiale da 5 cm che non vuole rimanere fermo. Ok, questi sono i primi 5 colori che noi andremo a variare a seconda della loro utilità, e ovviamente essendo in due andiamo a mettere altri 5 colori completamente diversi. Andiamo più o meno a una velocità di 2 nodi, 3 nodi, andiamo a cercare proprio i singoli calamari. Speriamo di essere fortunati e di trovarli velocemente. Ecco ragazzi, abbiamo fatto una fermata mirata e sia io che Simona abbiamo subito allamato i primi 2 calamari. Guardate il lavoro di questa canna, non è una vera azione di punta, è una canna che si muove abbastanza parabolica e ha il vantaggio di rimanere molto sensibile, ma allo stesso tempo noi con la Junkoro possiamo utilizzare anche piombi molto pesanti. Questa è l'unica canna in commercio che ha questa caratteristica. Ecco il primo calamaro doppietta di Simona subito. Eccola qua, tripletta, risponde subito con una tripletta. Questo vuol dire mettere gli artificiali sopra i calamari, e avendo un buon artificiale del colore giusto, ecco cosa succede. Guardate che animali meravigliosi. Diciamo che come inizio non è niente male. Prima calata, 5 calamari. Ecco un branco, sicuramente qua ci sono sia calamari che pesci, sono mischiati perché anche prima li abbiamo trovati insieme.
Ecco, Simona, subito. Ecco, anch'io. Vedete, quando si è precisi con l'ecoscandaglio e si va sopra i calamari, basta buttargli sopra e se hai il colore giusto loro ti attaccano senza dover fare scarrocci, senza dover perdere tempo. Poi una volta che hai fatto la tua pescata puoi rimontare e vedere se il branco ti rimangia. Se il branco non ti rimangia è inutile stare lì a perdere tempo, va lasciato e andate a cercare un nuovo branco. È sicuramente una cosa molto più fruttuosa. Altra doppietta anche di Simona. Guardate, ha mangiato sul più alto piccolino, sul rosa. Guarda, questi sono tutti sporchi. Quelli sono sporchi. Questo. Vuol dire che il calamaro è molto attivo e sta attaccando un po' su tutti i colori. Una giornata abbastanza strana, perché solitamente attacca veramente pochi colori. Guardate che animale meraviglioso. Noi caliamo le nostre esche sui calamari, poi e cerchiamo sempre di prenderli in caduta. Poi ovviamente se questo non succede, perché non siamo stati precisi o perché i calamari non sono particolarmente invogliati, allora facciamo questo movimento che si chiama movimento ad attacchi per cercare di invogliarli. Guardate il lavoro della canna. La canna piega tutta e aiuta. Poi la piparuello, come io già sapevo, era un mulinello super. Ecco qui, giusto per non farci mancare nulla, facciamo un'altra doppietta, sempre col rosa sopra e col Forza Italia che è una garanzia. Come vedete, quando il calamaro deve essere preso, perché l'ho preso con un artificiale, si è staccato e l'ho preso al volo. Questa è bravura. Ecco qui il ragazzo, lui è abbastanza nervoso, giustamente. Poi. Allora, la profondità più proficua solitamente nella nostra zona per prendere i calamari è tra i 35 e i 40-45 metri. Oggi le prime marcature le abbiamo trovate intorno ai 33. Poi per questione di vento e corrente siamo scesi sotto i 30, intorno ai 29-28 metri, ma lì non stavano mangiando. Quindi nonostante la corrente siamo costretti a tornare intorno ai 33 metri. Vediamo se lì riusciamo a farne qualcun altro. Qua c'è tutta una serie di mangianze, che sicuramente ci sono pesci, però qui in mezzo solitamente ci sono anche loro. Eccoli qua. Abbiamo fatto in tempo a dirlo. Questo sembra anche un bel tubo. Se vogliamo dirla tutta, fino a questo momento i calamari erano stati sì numerosi ma piccoletti. Questo mi sembra invece una buona taglia, no, un bel calamaro, un bel calamaretto, un bel tubetto nel disco dance anni 80, di gran lunga il mio preferito per quest'anno, grigio col tessuto, un killer. Queste sono taglie che iniziano a essere simpatiche. Abbiamo un gabbiano che ci segue come un'ombra perché spera di riuscire a raschiare qualcosa da mangiare, ma oggi mi sa che non è la sua giornata. La giornata è sempre più fredda. E Simona continua a mettere sempre più strati. Ehi, seppione! Simo, prendi il coppo, veloce! Allora, questo è un seppione. Se noi adesso lo tiriamo su, lo perdiamo. E soprattutto ci fa diventare nera tutto il gommone. Ecco qui. E vabbè, bisticceranno un po', ma non importa. Iniziamo il carosello dei colori. Andiamo a provare un azzurro silk. Andiamo.
una bella marcatura. Eccolo qua, un super tubo. Guardate che bel calamaro sul Forza Italia, che è uno dei colori che non te la dice mai. Il classico verde. Mettiamo il bruno, dedicato a un mio grande amico che lo usa sempre. E poi vediamo di mettere un colore che oggi non abbiamo ancora usato. Mettiamo l'arancione. Facciamo la manovra, vediamo se riusciamo a riprenderle. Eccoli, vedi, manovra perfetta e subito in caduta hanno mangiato. Ecco, vedete, abbiamo subito cambiato, abbiamo messo il verde e subito il verde ha colpito. Questa è anche un po' di fortuna, eh? Perché la chiamano la regina dei calamari. Ecco ragazzi, la nostra giornata è volta al termine, è stata abbastanza difficile perché il tempo non ci ha aiutato. Quando siamo usciti c'era un bel mare, ma dopo pochi minuti si è messo subito vento e onda, quindi la nostra pesca è stata molto difficile. Però come avete visto siamo riusciti a fare comunque un buon bottino di bellissimi calamari e anche qualche bella seppia. Oggi abbiamo visto due cose molto importanti. Innanzitutto che per fare una battuta di pesca mirata dobbiamo avere un'attrezzatura al top, e oggi grazie all'azienda Tubertini abbiamo sicuramente avuto due canne, una più bella dell'altra, e dei mulinelli che hanno svolto alla perfezione il loro compito. Cosa dire degli artificiali? Una serie di artificiali molto belli, molto catturanti, che come ho già detto prima è sicuramente al top degli artificiali da calamaro. Innanzitutto ringraziamo l'azienda Tubertini come sempre, che ci ha dato una serie di attrezzature da provare e che come sempre sono state meravigliose. Ringraziamo Simona che è stata con me tutta la giornata contro il mare e contro il vento. Questo video è dedicato a mio padre, che ne sarebbe sicuramente stato molto felice, e soprattutto credo che sarebbe stato molto felice di mangiarsi tutti questi bellissimi calamari. Ciao vecchio mio. Un saluto da Fabrizio Schirru e un saluto dai calamari della Sardegna. Ciao, alla prossima!